Buongiorno a tutti. Allora, questo qui è il video sui prodotti finiti dell'ultimo periodo. Vi avevo già anticipato che dovevo fare questo video per necessità, oltre perché voglio parlarvi di alcune cose, anche perché ho qui la borsa dei vuoti, diciamo così, da parecchi mesi e devo togliermeli assolutamente dalle scatole. Allora, inizierei subito. Pesco a caso, ho tenuto le cose più interessanti da mostrarvi, non ho proprio tenuto tutto perché sennò veramente prima di tutto mi sommergevo di prodotti finiti e non era il caso e poi veniva un video lunghissimo, eterno. Già penso che verrà comunque un video abbastanza lungo perché non sono poche cose. Ho la voce nasale perché ho raffreddore, quindi se mi blocco ogni tanto per soffiarmi il naso scusatemi, ma devo. Allora, inizierei così a caso, pesco due scrub per il corpo, allora uno che amo e uno che invece non mi è piaciuto. Quello che amo è questo qui di Caloderma, di cui vi ho già parlato tante tante volte, è rientrato ufficialmente nella classifica degli scrub miei ovviamente preferiti. Lo trovate da Tigotà, ma insomma in giro si trova molto facilmente, costa intorno ai... non mi ricordo più... penso meno di 10 euro, spesso è in offerta 6 euro, 7 euro e niente, mi piace perché è uno scrub bello bello potente come quelli che piacciono a me, che si fanno sentire, che sfogliano benissimo la pelle e la lasciano veramente morbida, liscissima. Hanno la componente oleosa perché hanno dentro l'olio di macadamia e di lavanda che comunque vanno anche a nutrire il corpo durante lo scrubbaggio, chiamiamolo così. E niente, mi piace, ma non me ne parlo più perché me ne ho già parlato abbastanza. Invece questo qui nuovo di Geomar della linea Detox è effetto detossinante con sale nero e carbone vegetale. Questo qui nella confezione nera non mi è piaciuto tanto perché me lo aspettavo, ecco, più potente, più forte, più esfoliante, invece è abbastanza delicato come scrub e non è quello che cerco io, quindi poi dipende sempre anche a livello personale cosa si preferisce. Adesso io mi sono sporcata tutta di olio. Bene, poi vado con prodotto per i capelli, balsamo miglio e avena della PH Bio, linea che si trova da Lidl. Questo qui è certificato IAB, linea che costa poco, intorno ai 2-3 euro. Ottimo, un ottimo balsamo, dalla consistenza abbastanza corposa. Mi piace molto l'effetto che ha perché è veramente molto molto districante, alla pari di balsami che ho utilizzato biologici che costano molto di più, quindi assolutamente un ottimo prodotto. Quando lo applicate lo lasciate agire quei qualche minuto, 1 o 2 minuti, insomma io anche meno a volte se sono di fretta, però fa comunque, svolge comunque perfettamente la sua funzione, va a districare benissimo i capelli, li lascia morbidi, senza nodi, è un ottimo prodotto, nutre le punte, fa quello che deve fare per me un balsamo, quindi assolutamente consigliato. Anche il profumo è molto delicato perché si sente l'avena, ma molto buono, sa di pulito, quindi un ottimo prodotto che vi consiglio. Poi cosa pesco? Vabbè, salviette struccanti della Omia, queste qui all'olio di mandorla, mi sembra. No, olio di argano, scusate. Le usavo ogni tanto come primo step per lo struccaggio e o se andavo magari in giro qualche notte in giro fuori casa. Non mi sono dispiaciute, buone, delicate, non mi hanno mai dato problemi neanche agli occhi di bruciore. Sì, ovvio. Non è che tolgano tantissimo, io non uso solo le salviette per struccarmi, lo sapete, uso sempre o il bifasico o l'acqua micellare, quindi poi vado a sciacquare col detergente, faccio tutti i miei step, però come primo step o per le emergenze, ecco, non è affatto male, un prodotto buono, insomma. Non costano pochissimo, mi sembra intorno ai 4-5 euro, io le ho prese da Tigotà. Poi, scusatemi un secondo che mi soffio il naso. Eccomi qua, ci sono. Allora, vado avanti con un altro prodotto per i capelli, che è una maschera tanto, tanto, tanto discussa qua su YouTube, su Instagram, la vedo ovunque. Queste qui nuove della Garnier, quelle alla frutta. Questa qui è quella nutriente alla banana. Io l'ho presa da Tigotà, mi sembra che il prezzo pieno si aggiri intorno ai 4-5 euro. Ce n'è dentro tanta, sono 390 ml.
Questa l'ho usata sia io che mia mamma, ovviamente io vi parlo per la mia esperienza. Allora, io l'ho sentita veramente decantare in mille video su Instagram come maschera fantastica, assolutamente ottima e un miracolo per i capelli. Sinceramente, a me non è piaciuta tantissimo. Buono, abbastanza buono l'effetto nutriente sul capello, ottimo il profumo, quello è buonissimo e persiste anche sui capelli. È un profumo, sa proprio di frullato alla banana, di yogurt alla banana, è veramente buono. La consistenza è una consistenza abbastanza corposa, cremosa, insomma, classica, ecco, delle maschere per i capelli. Ecco, io non l'ho trovata molto districante, non l'ho trovata, è vero che è una maschera, quindi ecco, l'effetto districante in teoria dovrebbe averlo più il balsamo. Però non mi lasciava i capelli estremamente morbidi, lisci, come effetto ecco, che mi davano, che mi hanno dato altre maschere, tipo quelle ad esempio di Omia alla macadamia che sto usando in questo momento, mi piace molto di più. Ecco, questa sì, una maschera che fa il suo, niente di stravagante, stravagante si può dire, non lo so. Qua dice addirittura per i capelli secchi, ora. Se qualcuno di voi che ha capelli secchi l'ha provata, mi faccia sapere insomma se funziona. Io non ho i capelli secchi, la uso proprio come maschera, che ne so, quella volta a settimana, quando voglio dare una botta di vita ai capelli. Ecco, nulla di che, sinceramente. Magari proverò altre maschere di questa linea, questa non credo di ricomprarla. È un prodotto comunque con un ottimo INCI, ovviamente non è, biologico, però dovrebbe avere il 98% mi sembra, sì, di ingredienti biodegradabili, non ha siliconi, non ha parabeni, non ha coloranti, quindi anche l'INCI è abbastanza valido, insomma è buono. Però, ve l'ho detto, su di me nulla di che. Poi vado con un altro balsamo che mi è piaciuto molto, questo qui della Yes All Bio, All Natural Bio, ora non so come si legga bene, cosa prima, cosa dopo. È il balsamo arancia e bergamotto rigenerante. Questa linea che si trova da Tigotà. Mi era stato inviato questo. E senza parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, SLS e SLS. È un prodotto certificato biologico, certificazione IAB e vegan, ok? Costa, penso, poco, intorno ai 2-3 euro in teoria. Meno di 5 euro quasi sicuramente. E mi ricordo che aveva un buonissimo profumo agrumato, che ora non starò qua ad annusare perché tanto non sento nulla. E un buon prodotto, districa molto bene. C'è il gatto sul tavolo, perfetto. Mi sa che lo vedete anche voi. Tranquilla, fai proprio tranquillamente, figurati. Vabbè. E tra l'altro qui anche Willy che sta. Non lo so, se sentite dei rumori è perché c'è Willy che sta leccando il suo osso. E quindi rosicchia un pochino. E magari dopo ve lo faccio vedere. Comunque, torniamo al balsamo. Allora, mi è piaciuto perché è un ottimo prodotto, è districante, ammorbidisce benissimo i capelli, è quello che fa quello che mi aspetto io da un balsamo. Molto simile, secondo me, ecco, come effetto a questo qui di PH Bio. Buono, un buon prodotto, lascia anche i capelli abbastanza profumati. Buono. Per il prezzo che ha, secondo me, insomma, è ottimo. Poi bagno schiuma, questo qui sapete che l'ho scoperto e l'ho amato. Questo qui della Coop, linea normale, ecco, non Vivi Verde Coop. Bagno crema nutriente al latte di cotone e burro di karité. Questa qui è la versione da 500 ml, ottima. L'ho comprata dopo aver provato quello piccolino. Mi era piaciuto un sacco e quindi ho provato questa. Mi piace, è un buonissimo bagno schiuma, un ottimo profumo di quelli che piacciono a me, di pulito, di un po' coccoloso, un po' da bambino, molto molto buono e molto delicato. Ha una consistenza cremosa, quindi va anche un pelino, ecco, a idratare la pelle, a nutrirla. Ora è un bagno schiuma, quindi non ci aspettiamo chissà che. Comunque è un ottimo prodotto dal supermercato, costa poco, intorno all'euro, 2 euro. Poi, ottimissimo prodotto per il viso, vediamo se riesco ad aprirlo, no, e di Dr. Organic, è uno scrub viso al carbone attivo, non riesco a tirarlo in su, vabbè,
È questo qui, spero che si capisca, insomma, in qualche modo. E ottimo, veramente un ottimo scrub. Ha una consistenza, è cremoso, nero, appunto perché adesso vanno di moda un po' questi prodotti detossinanti, antinquinamento, tutti neri, e quindi io mi sono fatta fregare da questo, però sono rimasta veramente soddisfatta perché ha uno scrub dalla consistenza appunto cremosa, al suo interno ha tantissimi, tantissimi granellini che danno questo effetto quasi sabbioso al prodotto. Quando voi lo applicate sulla pelle, risulta delicato ma estremamente efficace. Quindi voi fate un bel massaggio e proprio sentite al risciacquo, sentite una pelle morbidissima, liscissima, più luminosa. Io ve la sento proprio rigenerata. È un ottimo prodotto. Ecco, l'unica cosa costa un pochino. Ci sono i gatti che litigano. Vabbè. Costa intorno ai 15 euro, 14-15 euro se non sbaglio. Io l'avevo preso su La Rosa Canina, Bio Boutique La Rosa Canina mi sembra, ma Dottor Organic è un marchio che si trova insomma facilmente anche nelle farmacie, erboristerie. Costa un pochino, è vero che ne basta pochissimo di prodotto, quindi questo qua a me è durato una vita e mezza, però insomma ha un prezzo un pochino alto. Ma rimane un prodotto veramente ottimo, molto efficace, ve lo consiglio tantissimo, insomma, se cercate uno scrub veramente efficace, che lascia la pelle molto, molto morbida e purificata, assolutamente lui fa per voi. Poi, vabbè, solito boccione di acqua micellare bifase con olio di argan della Garnier, anche di questa io ve l'ho già parlato, non mi dilungo, la amo, la uso solo per struccare gli occhi, quindi come struccante bifasico. E strucca benissimo anche i mascara waterproof perché ultimamente sto, scusate se continuo a far così ma mi cadono gli occhiali, sto usando dei mascara waterproof che mi sono stati inviati, quindi magari vi parlerò anche di quelli, e li strucca veramente bene, molto molto bene, è efficace, l'avrete ormai visto in tutti i video, quindi non sto qua a dilungarmi, però non brucia, è delicato, fa quello che deve fare, non lascia la vista appannata. Ho gli occhi troppo unti, assolutamente. Prendo un attimo di respiro che questo naso qua. Ok, allora continuiamo con altro bagno schiuma della Dermomed, doccia schiuma nutriente senza parabeni. Questo qui è la confezione, veramente mi vergogno a farvela vedere perché è sporchissima. Cerco di pulirla un attimino. Al frangipane e pesca. Già conoscevo questa profumazione perché ho anche il profumino proprio quello per il corpo. È ottima, un ottimo prodotto. In generale, a me questi bagnoschiuma di questa linea piacciono perché sono cremosi e hanno delle buonissime profumazioni e poi costano veramente poco. Io l'ho pagato meno di un euro sicuro, tipo 80 centesimi, 70 centesimi in offerta. E non hanno neanche un inci proprio. No, scherzo, l'inci fa schifo, ok? Come non detto, però sapete che io non ci faccio caso, ecco, per quanto riguarda il bagnoschiuma. Qua dice nutriente, ora, nutriente è un bagnoschiuma, però fa benissimo il suo lavoro e non mi ha mai causato problemi alla pelle, quindi per me va più che bene, ottima profumazione, molto estiva, perché è abbastanza fruttata, dolce, e più per il periodo estivo, ma insomma, se lo trovo anche adesso, ecco Willy! Se lo trovo comunque anche adesso, dovessi trovarlo in offerta, lo prendo sicuramente. Poi, che c'è, patatino? Proprio qui devi passare, proprio di qua. Amore, non vedi che ci sono io? Ok. È stufo di sentirmi parlare, stava dormendo, povero. Sì, la coda. Cosa vuoi fare? Allora, altro struccante per gli occhi è questo qui, sempre della Garnier, pelli normali o miste, all'estratto d'uva purificante. Allora, questo qui non è un bifasico, è uno struccante tipo acqua micellare, per capirci. Mi è piaciuto, devo dire che è molto delicato, non strucca i prodotti waterproof, però il mascara classico lo strucca anche abbastanza bene. Quindi sì, l'avevo trovato in offerta, ho detto ma proviamolo, mi è piaciuto. Poi. Allora, devo buttare questa crema per il viso, che non è finita purtroppo, però l'ho usata tantissimo, di Natura Equa. Questa qui è la crema viso purificante e opacizzante.
Vediamo se dice qualcosa per pelli grasse impure. È questa qua. Scusate, la confezione è tutta rovinata. Ha cambiato colore purtroppo e anche odore. Quindi io. Vedete? Era bianca. Era candida bianca. Invece no, adesso è tipo marroncina. Quindi ha anche un odore sgradevole. Non la utilizzo più. Però l'ho utilizzata tanto. È una crema che mi è piaciuta tantissimo. È realmente opacizzante. Va a idratare la pelle benissimo. Quindi. Anche per l'inverno è un ottimo prodotto per chi ovviamente ha una pelle grassa o mista che si lucida molto facilmente, però appunto va a opacizzare, quindi si assorbe subito, lascia la pelle asciutta, non lascia la pelle oleosa o la patina ecco sopra, quindi vi potete anche truccare proprio all'istante dopo averla messa e è un ottimo prodotto. Io l'avevo acquistato proprio sul sito ufficiale, mi sembra, di Natura Equa con altri prodotti, devo dire che è un marchio che mi piace parecchio e costa intorno ai, io i prezzi non me li ricordo mai, non vorrei dire una cavolata, forse intorno ai 20 euro, 17, chissà. Ovviamente se andate sul loro sito lo trovate il prezzo, sono 50 ml di prodotto, ne basta veramente pochissimo. Ecco, al suo interno, cosa interessante, ha anche il caolino, quindi ha l'argilla bianca. E lo sentite proprio quando andate a stenderla, sentite che ha questa consistenza asciutta che va a asciugare proprio la pelle e è ottima, veramente un ottimo prodotto. Non lascia ovviamente la pelle che tira, ecco, va a asciugare la pelle ma nel tempo stesso va a idratarla molto bene. Poi, detergente viso ecobiologico di Omia, questo qui idratante equilibrante con aloe vera. Piaciuto tantissimo, non è il primo che provo di questa linea qui, ho provato anche quello in passato alla mandorla e all'olio di argan. Certificato ICEA, è un classico detergente viso in gel, che comunque fa benissimo il suo lavoro, non lascia la pelle che tira, pulisce benissimo, toglie proprio anche i residui di trucco. Io mi vado a struccare prima con l'acqua micellare, però poi vado a passare questo per evitare, ecco, di lasciare tracce di fondotinta o quello che ho su. E fa benissimo il suo lavoro, un ottimo prodotto, è delicato, non costa tantissimo, buono. L'ha usato anche mia mamma, lei ha la pelle ovviamente matura e secca e non le ha dato problemi, quindi anche su una pelle magari, o la pelle mista, però su una pelle un pochino più delicata, secca, soprattutto nel periodo invernale, ha comunque fatto il suo lavoro senza causare danni. Allora, due prodotti uguali, ho finito due confezioni di questi qua, acqua dermoprotettiva leggera, avena e calendula delle Driadi, prodotto che si trova da Tigotà, ve ne ho già parlato anche di questo, l'ho inserito anche in un video dei top, ottimo prodotto, la uso come tonico e veramente va a dare una bella rinfrescata al viso e ha un profumo fantastico di avena, molto molto delicato, ma molto anche questo qua coccoloso, buonissimo. E è molto calmante come acqua per il viso, disarrossante. Se avete magari una pelle un pochino irritata, è ottimo, veramente un ottimo prodotto. C'è anche il boccione grande da forse 100 ml, questo qui contate che è un 50 ml, no, è più grande. L'altro forse anche 200 ml. Che conviene poi come prezzo perché si aggira intorno ai 10 euro. Ora ho altre cose da usare e quindi non la vado a ricomprare sicuramente, però è un prodotto che vi straconsiglio, insomma, per una pelle molto delicata è fantastico. Poi, altro bagnoschiuma, questo qui che avevo trovato da Lidl, della Persavon, questa linea qua. Buono, 500 ml, l'ho pagato pochissimo. Ecco. Qua dice con estratti bio, solo gli estratti sono bio perché poi l'inci non è proprio il massimo. Frutti rossi e acqua di cocco, sa proprio di lampone questo qui. Un detergente abbastanza fluido, vabbè adesso è un po' diluito con l'acqua probabilmente, però abbastanza fluido, ma buono, insomma, un buon profumo, un detergente, ecco. Poi, prodotto che mi è piaciuto un sacco, detergente intimo Salvia e Timo di Cetaré, questo prodotto qui. Ho avuto un po' di problemini a livello intimo e volevo qualcosa di antibatterico, rinfrescante, insomma, questo qui ha dentro la salvia e il timo e ho detto proviamo.
Non costa pochissimo, non ricordo il prezzo ovviamente, però siamo sotto i 10 euro, ecco, non costa proprio poco, ma mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto certificato ICEA, vediamo cos'è che ha dentro, ha parecchi estratti di eucalipto, di menta, di salvia, di timo, e anche un'azione deodorante, è delicatissimo nella zona, insomma, non mi ha mai causato bruciori o irritazioni. È un buon prodotto, assolutamente delicato, fa quello che deve fare, rispetta la zona anche nei momenti, nei periodi in cui avevo dei problemi, non mi ha mai causato bruciori o pruriti, insomma, problemi in generale. Ottimo, un ottimo prodotto, assolutamente potrei anche riacquistarlo. Io non so cosa fare. Arrivo subito, scusate. Ok, ci sono, mi sono risoffiata il naso nuovamente. Allora, poi il prodotto che ho finito, olio doccia sublime di Le Driadi, linea Argan e Argan, tutto schiacciato. Mi era stato inviato anche questo qui, 300 ml, vabbè, inci ottimo. Allora, non mi ha detto nulla di che, sinceramente. È un prodotto buono perché comunque fa quello che deve fare, lava e in gel. Io mi aspettavo olio doccia, mi aspettavo una consistenza appunto più oleosa, invece no, è proprio un gel doccia. Fa abbastanza schiuma, non tantissima. E non mi ha mai causato problemi a livello proprio di pelle, irritazioni, no, è ottimo perché è molto delicato. Ecco, l'unica cosa, l'odore non mi è piaciuto tantissimo, a me l'odore di argan, anche se in teoria l'argan non ha un odore, però la profumazione che diciamo si attribuisce ai prodotti con l'argan non mi fa impazzire, quindi sì, non l'ho usato proprio in modo così volentieri, ecco, però come prodotto in sé è buono, assolutamente. Poi ho finito una mousse per il viso, questa qui che non si leggerà niente perché ce l'ho da una vita e finalmente l'ho finita, di Caudalie, è senza tappo anche, comunque questa qua forse è anche la confezione vecchia addirittura questa. Sono 150 ml, ha dentro uva e salvia, schiuma detergente per tutti i tipi di pelle. Buono, un buon prodotto, fa una bella schiuma soffice quando andate a erogare il prodotto, la schiuma è molto soffice, pulisce bene il viso, è delicatissima sul viso e insomma svolge molto bene la sua funzione, è una mousse viso classica, poi costa un pochino perché Caudalie costa come linea, non è proprio economica, però mi è piaciuto. Altra mousse che mi è piaciuta, molto più economica invece, è questa qui della Sien Nature al limone e lime sarà, non lo so. Comunque questa famosissima, certificata Natru, un ottimo prodotto, un ottimo profumo di limone, molto fresco, soprattutto per il periodo estivo, è fantastico. E anche questa fa una schiuma molto soffice, molto coccolosa, deterge benissimo il viso senza andare a sgrassare troppo o a irritarlo. È un buon prodotto, assolutamente. Se dovessi ritrovarlo da Lidl, questa qui è una linea in edizione limitata. Ma dovessi ritrovarlo perché ogni tanto la ripropongono, la riacquisterei sicuramente. Ecco, facciamo danni. Allora, finito questo boccettone, mamma, 23 minuti, bene, di acqua terme di Comano, no, scusate, acqua termale di Comano per tutti i tipi di pelle, 300 ml. Dovrei avere, mi sembra, altri due boccettoni, l'avevo trovata in offerta a circa 7 euro su un sito. Forse su Saninforma, non mi ricordo. Ottimo prodotto, la utilizzavo soprattutto in estate, perché va a disarrossare la pelle, magari anche esposta dopo l'esposizione al sole, la pelle un pochino più arrossata, un pochino irritata, stressata. È veramente un ottimo prodotto perché va a calmare la zona, va a lenire anche per eventuali scottature o proprio per rinfrescarvi anche, soprattutto appunto nel periodo estivo. È fantastica, un ottimo prodotto, ve la consiglio tantissimo. Io non ne sento mai parlare di questo prodotto, però avendo vicino anche abbastanza vicino, insomma, le terme in questione, ho voluto provarlo. Poi, di Delidea, oddio, pieno di capelli, ho finito questo olio corpo settificante albicocca e mango.
Questo qui lo utilizzavo come olio post doccia, vabbè, dell'idea lo sapete, linea che si trova da Tigotà, certificata Natru. Questo qui anche mi era stato inviato, ottimo, un buonissimo profumo. Poi come olio è un olio classicissimo, lo utilizzavo a pelle bagnata, appunto, subito dopo aver fatto la doccia andavo con questo qui e poi mettevo l'asciugamano addosso o l'accappatoio, quello che è. E lascia la pelle molto, molto morbida, molto profumata, è nutriente, un olio insomma piacevole, lascia la pelle liscia, buono. Poi ho finito questa mini taglia di passeggiata sulla neve, burro corpo con estratti di arancia e vaniglia di Bottega Verde. Sono 50 ml, l'ho utilizzato in 2 volte. È un vero e proprio burro corpo, vedete, proprio finito, da utilizzare. Si sente ancora il profumo, anche sul naso tappato lo riesco a sentire. Buonissimo profumo dolce e agrumato allo stesso tempo, molto natalizio. E anche la consistenza non mi è dispiaciuta perché è una crema molto corposa che va a nutrire benissimo la pelle. Ecco, l'inci non sarà questo granché, qua non c'è scritto, è sotto, ma non sto qui a togliere l'etichetta. Però come prodotto mi è piaciuto. Poi devo buttare il pennello, questo qui da fondotinta, l'ho già ricomprato perché lo adoro, della Real Techniques. Questo qui è l'Expert Face Brush, mi sembra, e perché perde le setole, perde tantissime setole. Mi è durato un sacco questo pennello perché contate che lo utilizzo praticamente tutti i giorni, l'ho utilizzato almeno per 2 anni, ce l'ho questo. E quindi ormai ha fatto il suo. L'ho già ricomprato perché mi piace un sacco, come stand del fondotinta lui. Devo dire, nessun altro pennello. Ora, io non che abbia provato chissà quanti metodi per la stesura del fondotinta, però prima avevo la spugnetta, poi ho avuto altri pennelli, poi usavo le mani. Da quando ho scoperto questo, basta. Solo questo qui, insomma. Non lascia le striature, la stende in modo molto uniforme, non si vede lo stacco, insomma, perché sfuma benissimo il prodotto. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi La Vera, il latte per il corpo, ha il caffè verde e rosmarino, credo, e tè verde anche forse, che dovrebbe essere ricompattante, rassodante. E 200 ml, l'ho preso su Eccoverde, ottimo prodotto, è una crema corpo leggera, rinfrescante, che ecco, io notavo che lasciava la pelle molto liscia e un po' più compatta, a un prezzo basso, perché siamo intorno ai... Sara, i prezzi. Penso sui 4-5 euro. È un prodotto biologico, ovviamente. Però, per il prezzo che ha, fa veramente il suo. Dà una mano, ecco, diciamo così, alla grana della pelle, perché la sentivo più liscia e un pochino più compatta. Ora, non aspettatevi miracoli, sapete che insomma i prodotti cosmetici più di tanto non è che possano fare. Però è sempre una cosa in più, insomma, poi per il prezzo che ha ve la consiglio. È una crema molto fresca, anche un buonissimo profumo energizzante, ottima. Poi ho finito un'altra confezione della L'Oreal Maschera Detox Argilla Pura. Mi è piaciuta, ve ne ho già parlato. Vabbè, volevo aprirla, però non viene via. Ah sì, ok, vedete proprio finita, finita, finita. È un'ottima maschera, mi piace, lascia la pelle molto luminosa, molto pulita, purificata, è un ottimo prodotto, ma ve ne ho già parlato, quindi questa è la seconda confezione che termino e mi era stata inviata una confezione, l'avevo acquistata io e una mi era stata inviata. Poi, ultimi due prodotti, uno un profumo di Avon, il Lac 4 Air, la versione da 30 ml, se non sbaglio, quella più piccola. Terminato, lo usavo praticamente tutti i giorni per andare al lavoro. Io i profumi di Avon li amo in generale, ecco, ne ho qualcuno e devo dire che mi piacciono tantissimo. Ora, questo qui non durava proprio tutto il giorno, però devo dire che mettendolo la mattina, poi in pausa pranzo, tornavo a casa, ma ancora si sentiva un pochino. Quindi, secondo me, intorno alle 5-6 ore le fa tranquillamente. L'ho pagato poco perché... Non lo so, sapete che ci sono sempre le offerte sul catalogo di Avon. Questo sicuramente l'ho acquistato con un'offerta, ma forse l'avrò pagato sui 4-5 euro, non di più. È un profumo molto buono, molto dolce. Adesso non sento una mazza, però è un profumo che mi è piaciuto. E secondo me, insomma, i profumi Avon sono veramente molto validi e hanno dei prezzi ottimi. Ultimo prodotto che ho terminato è questo qui, che è un blush di un'edizione
antica di Essence, quella di Cenerentola. Non si trova più, ve lo faccio vedere perché l'ho terminato. Mi è piaciuto tantissimo. Ora vediamo di non fare danni, però vedete che è proprio finito. E ottimo, un ottimo blush, devo dire, per il prezzo che ha, a parte la confezione che è carinissima, secondo me, e per il prezzo che ha, perché ora non ricordo, l'ho acquistato ancora 3 anni fa, 4 anni fa, ma sarà intorno ai 2-3 euro, non di più, immagino. E durava tanto sul viso, un ottimo, bellissimo colore di guancia sana, bello, veramente un color pescato, rosa pesca, carino. Mi è piaciuto, insomma, terminato. E basta ragazzi, io ho finito perché sennò qua non riesco più a parlare, fa un attimo il naso che veramente non è tappato di più. E io vi mando un bacione e ci vediamo prossimamente. Ciao!